Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Nel corso della sua vita Antonella ha già avuto due matrimoni. La showgirl è stata infatti moglie dell'ex giocatore di basket Giuseppe Motta e del produttore discografico Sergio Cossa. Tuttavia, l'unica erede della Clerici è venuta al mondo dalla sua relazione sentimentale con Eddie Martins. Nel 2009 la coppia ha infatti accolto con grande gioia la nascita della piccola Mael. Nel corso di un'intervista concessa al settimanale Gente, la presentatrice nata a Legnano ha parlato proprio di sua figlia. Quest'ultima, stando alle parole di Antonella, avrebbe diverse cose in comune con la madre, anche lei come me, che mi sono sempre sentita Cenerentola al ballo, non pensa mai di essere all'altezza della situazione. Anche se studia tanto e se sei di essere preparata. E Mael, come me, non ama mostrarsi. Mentre la bimba continua a crescere, e nel farlo assomiglia sempre di più alla mamma, la Clerici sta vivendo una bellissima storia d'amore con il suo attuale compagno Vittorio Garrone. I due amano trascorrere il tempo libero insieme, sia nella loro casa immersa nel bosco che durante le gite che la coppia ama fare quando gli impegni glielo permettono. Antonella Clerici, niente matrimonio all'orizzonte, ecco la confessione che ha spiazzato i fan. Nei mesi scorsi sembrava che la nota conduttrice televisiva ed il suo compagno di vita fossero in procinto di organizzare le nozze. Tale ipotesi tuttavia, di recente è stata smentita a chiare lettere dalla stessa Antonella, smorzando l'entusiasmo dei tanti fans che sognavano di vederla sull'altare. Questo non significa che le cose tra lei e Vittorio Garrone non vadano bene, anzi, la loro favola d'amore procede a gonfie vele. La scelta della 58enne è infatti dovuta proprio al fatto che non sente alcuna necessità di sposarsi, dato che sta benissimo così insieme al suo uomo, stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Per smorzare ogni tipo di voce relativa ad un ipotetico matrimonio, la presentatrice di È sempre Mezzogiorno ha affermato, non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l'ho già fatto due volte. Con queste frasi ha messo dunque la parola fine alla lunga serie di indiscrezioni riguardanti le sue presunte nozze, le quali al momento non sono assolutamente nei programmi della Clerici e del suo compagno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.